Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati e ben arrivati ai nuovi iscritti ovviamente. Siete sempre di più, il che non fa che rendermi contenta e motivata a proseguire in questo percorso delle erbe tintorie. Oggi voglio farvi un confronto tra il rabarbaro e la curcuma, perché non appena vi ho presentato l'altra settimana il rabarbaro come new entry sullo shop online, mi avete scritto: ma scusa, possiamo utilizzare al posto del rabarbaro la curcuma? Colorano in modo uguale i capelli? Ebbene, oggi sono in grado di darvi queste risposte e farvi vedere anche i test che ho fatto sulle ciocche bionde. Prima di parlare delle similitudini oppure delle differenze che ci sono tra queste due piante, parliamo della curcuma, perché il rabarbaro l'abbiamo già conosciuto, vi lascio il link anche nell'info box del video se volete appunto approfondire oppure se vi è sfuggito come video. La curcuma è una pianta indiana dal colore giallo-arancione che si chiama curcuma longa, e la polvere della curcuma viene ottenuta attraverso l'essiccazione e la polverizzazione del rizoma di questa pianta. È una pianta altamente tintoria, quindi tinge altrettanto tanto come il rabarbaro, è da sempre utilizzata per la colorazione anche dei tessuti, ma anche della pelle e anche dei capelli, da sempre, praticamente è una delle erbe tintorie tradizionali indiane. Prima di parlare di cosa le differenze, parliamo delle similitudini tra rabarbaro e curcuma. Sono tutte e due delle piante altamente tintorie, quindi mi raccomando, se decidete di utilizzarle nel vostro mix, utilizzate sempre dei guanti monouso e anche delle federe su cui magari vi appoggiate, oppure degli asciugamani che si possono lavare ad alte temperature per riuscire a poi tornare al colore originale della federa oppure dell'asciugamano. Sono delle piante che colorano tono su tono, quindi non schiariscono i capelli, regalano ai capelli dei riflessi dorati, ma vedremo in cosa si differenziano questi riflessi dorati che lasciano sui nostri capelli. Non vanno quasi mai usate pure appunto sui capelli, proprio perché tingono tantissimo, e proprio per questo vanno sempre utilizzate in mix con altre erbe tintorie, proprio per riuscire a diluire questo forte potere tintorio. C'è da dire che colorano i capelli bianchi, ma non tingono i capelli in modo permanente, perché la loro molecola tintoria non lega con la cheratina presente nel fusto, come fa il lausone, che è presente nella lausonia. Semmai, se volete ottenere un effetto più duraturo, dovete utilizzare un mix in cui è presente anche la lausonia, che magari facilita appunto la presa della molecola tintoria del rabarbaro oppure della curcuma sui vostri capelli. Per tutti e due, proprio perché sono altamente tintori, va fatto sempre e obbligatorio il test di prova su una ciocca prima, proprio perché poi potete pensare, perché vedete magari un test di prova fatto su una ciocca di qualcuno, oppure appunto vedete nel mio video, oppure la vedete, vedete il risultato sui capelli di qualcun altro. No, dovete assolutamente fare un test di prova sui vostri capelli, perché ogni capello è un mondo a sé e reagisce in modo diverso. Quindi mi raccomando, il test di prova assolutamente da fare prima di procedere su tutta la chioma. Premessa anche in questo video, perché vedo che c'è sempre un po' di confusione: se la lausonia e il rabarbaro sono delle erbe riflessanti che lasciano appunto dei riflessi biondi sui capelli chiari, questo non vuol dire che se avete dei capelli medio scuri i vostri capelli otterranno dei riflessi dorati. Ricordiamoci che le erbe tintorie non contengono agenti schiarenti, quindi non mi stancherò mai di ripeterlo. Quindi se fate un impacco con il rabarbaro oppure con la curcuma sui vostri capelli scuri, noterete magari qualche riflesso un po' più caldo, ma assolutamente non dorato. Quindi sono delle erbe tintorie riflessanti dedicate soprattutto per colorare i capelli chiari, che siano tinti o meno, ma comunque chiari. Come colorano i capelli chiari la curcuma al confronto del rabarbaro? Vi farò vedere i test che ho fatto sulle ciocche bionde. Io li ho già qui e ve li faccio vedere, ovviamente preferisco farveli vedere in primo piano. Qui abbiamo in pH acido, quindi ho acidificato la pastella con del succo di limone, sia la pastella del rabarbaro che della curcuma.
Come vedete, il colore rilasciato dalla curcuma sui capelli biondi è un giallo fluorescente, un giallo che ricorda quasi il giallo Simpson, mentre il colore del rabarbaro è un colore miele quasi, è un colore che ricorda il colore del grano, quindi è molto molto più caldo, mentre il biondo giallo fluorescente ha dei sottotoni molto freddi. Per quanto riguarda la curcuma e il rabarbaro in un ambiente basico, quindi ho aggiunto del bicarbonato all'impasto creato appunto con la curcuma o con il rabarbaro, e come vedete, mentre la curcuma risulta in questo ramatto dai riflessi dorati, bellissimo secondo me, quindi ideale soprattutto per chi appunto è un biondo cenere con già dei riflessi ramati naturali, potrebbe veramente vivacizzare tantissimo il colore regalando questi riflessi dorati che vi farò vedere anche alla luce del sole come risultano, mentre il colore del rabarbaro in ambiente basico è stupendo secondo me, perché è questo rosso che assieme alla ussonia potrebbe tranquillamente dare su un capello chiaro il famoso biondo veneziano. Quindi veramente ha questa punta un po' più rossiccia, più ramata, che porta appunto va più sul rosso, che è stupendo. Poi ovviamente va a gusti. Quindi vi farò vedere adesso anche i mix che io ho tenuto appunto provando ad utilizzare il rabarbaro, quindi il biondo ramato oppure il biondo veneziano, però veramente ce ne sarebbero una miriade di possibilità di mix che uno potrebbe fare per ottenere svariate tonalità di biondo utilizzando queste due erbe tintorie riflessanti. Questi approfondimenti sul rabarbaro e sulla curcuma direi che sono essenziali per chi vuole utilizzare in maniera consapevole le erbe tintorie e vuole capire l'intensità che un'erba tintoria come il rabarbaro oppure come la curcuma può raggiungere sui propri capelli, ma vi aiuta anche a capire le potenzialità di queste erbe tintorie riflessanti. Ci sono veramente tantissimi mix che uno può fare, può sperimentare, bisogna solo armarsi di pazienza e tanta buona volontà, però veramente la natura è stata più che generosa con noi. Se vogliamo utilizzare delle alternative naturali per colorare i nostri capelli, direi che il range di scelta che abbiamo a disposizione è svariato. Ovviamente non potranno mai sposare le esigenze di tutti noi, io lo continuo a ripetere proprio perché, come tutte le cose in questo mondo, ci sono sempre i pro e i contro nell'utilizzare le erbe tintorie. Quindi valutate voi, fate la vostra scelta e insomma, godete di una chioma salutare, possibilmente. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile, e sono sicura che anche a voi è piaciuto vedere come il colore può variare e come può influenzare il pH, il colore che raggiungiamo sui nostri capelli. Fatemi sapere se avete delle domande, dei dubbi qui nei commenti. Condividete il video con le vostre amiche oppure su Facebook o dove ritenete più opportuno. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!